Non e anticipo che avrei bisogno poi di input e feedback da parte vostra, perché stiamo cominciando questo lavoro con alcune iniziative nuove prese insieme a Isabella Marini, e poi dobbiamo ringraziare la Scuola Normale che ci ospita e ci dà tutto il supporto organizzativo e la competenza e la gentilezza di tutto il personale della Scuola Normale. Ovviamente ringraziamo il direttore, il professor Fabio Beltram, ma anche le segreterie organizzative che danno un aiuto fondamentale. Ringraziamento anche all'ANISN, senza il cui impegno queste iniziative non avrebbero luogo. E per quanto riguarda l'Accademia, naturalmente quello che sto dicendo è da parte dell'Accademia dei Lincei anche, per quanto riguarda l'Accademia, veramente si sta molto impegnando sul fronte dell'appoggio alla scuola italiana. Scuola secondaria, primaria, di ogni ordine e grado, c'è molto impegno. Se andate sul sito dell'Accademia, i Lincei per l'istruzione, lì potete vedere quali sono le iniziative in corso. Per quanto riguarda PISA in particolare, le scienze naturali e biologiche, io vi anticipo il mio indirizzo email. E così cominciamo ufficialmente i lavori con la preghiera di mandarmi suggerimenti, commenti, critiche, suggerimenti per temi e argomenti che potremo trattare nell'iniziativa che inauguriamo oggi e che ha il titolo, forse un po' altisonante, di Le frontiere della scienza, ma il significato vorrebbe essere quello di far incontrare ricercatori che sono in prima linea nella ricerca scientifica attuale con appunto le persone che sono anch'esse in prima linea nell'insegnamento ai nostri ragazzi. Questo è il senso. Gli argomenti di questo primo ciclo, avremo 3 lezioni, sono stati scelti insieme a Isabella Marini in modo, devo ammettere, un po' arbitrario, ma per le prossime serie che speriamo avremo, se voi riterrete che siano utili, vogliamo fare cose utili, non vogliamo fare cose di facciata, sia chiaro, per le prossime serie vi pregherei di mandarci le vostre indicazioni, cioè quali temi pensate che possano essere affrontati, su quali temi volete avere una panoramica da cui poi estrarre una linea di pensiero. Naturalmente sarà sfilata, non potrà riguardare tutto il lavoro di ricerca su quel certo argomento, ma da cui estrarre una linea che vi serva per poter prospettare gli elementi essenziali ai nostri ragazzi. Ecco, e il mio indirizzo email è gbarsacchi, tutto attaccato senza punti, 41, vi lascio indovinare il significato, chiocciolagmail.com. Ecco, e per qualsiasi esigenza ci potete contattare. Tra l'altro vi presento intanto Vania Broccoli, che mi diceva che anche lui è disponibile per dare eventualmente indicazioni di una bibliografia essenziale, il file che proietterà, ma comunque le conferenze vengono registrate e si potranno trovare sul sito della Scuola Normale e credo anche, forse dopo qualche giorno, sul sito dell'Accademia dei Lincei. Quindi il materiale è tutto a disposizione. Però per qualsiasi richiesta, suggerimento, idea, vi prego di contattarmi. Il mio lavoro qui è tenere le fila, poi in realtà siete bravissimi tutti, quindi non ho molto da fare.
Vi dicevo che vorrei ringraziare appunto il professor Vania Broccoli, che è direttore dell'unità di ricerca su cellule staminali e neurogenesi della divisione di neuroscienze dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. E piccola annotazione personale, lega me e Vania l'affetto comune per un collega amico, Ferruccio Ritossa, che mi piace ricordare perché è mancato quest'anno, genetista, e che è stato professore di genetica di Vania e anche collega e carissimo amico mio. E tanto è vero che ci siamo trovati l'anno scorso in una visita a questo collega, Ferruccio Ritossa, che è andato in pensione dall'Università di Bologna presto. Forse la sua genialità non era localmente stata veramente recepita. Io ricordo che gli mandai una lettera di fuoco cercando di convincerlo a non andare in pensione, ma è andato presto, a 54 anni, e è stato scultore dopo, e ha sculture molto belle, veramente è stato bravissimo e geniale anche nella scultura. E infatti noi siamo andati a vedere e a prendere qualcuna delle sue sculture. Perdonate questo piccolo spunto personale. Vania, comunque, dopo il corso di genetica di Ferruccio è stato a Milano con un allievo di Ferruccio, Edoardo Boncinelli, che forse è più noto sul piano generale, altro nostro comune amico, e ha fatto perciò la tesi a Milano con Boncinelli, poi è stato 3 anni a Monaco, e poi su il lavoro è sempre stato quello, il lavoro di Vania è sullo sviluppo del cervello essenzialmente, del sistema nervoso centrale, cervello in particolare, e naturalmente era d'obbligo che incontrasse le cellule staminali prima o poi, dopo aver analizzato la formazione del cervello, in particolare dei vari settori del cervello, come si stabiliscono i confini tra le varie zone del cervello, questo tipo di problema. Però era, diciamo, naturale uno sbocco sulle cellule staminali, e ha un lavoro certamente di frontiera, diciamo, di quelli che sono, insieme a tanti altri naturalmente, sono proprio sulla cresta dell'onda che avanza, ecco. E perciò lo ringraziamo per essere qui oggi, nonostante qualche virus che ha minacciato la sua venuta, però è stato così bravo da venire continuamente. Grazie, forse ho usurpato un pochino della vostra pazienza, vi ringrazio e passiamo la parola a Vania. Grazie mille, professoressa Giuseppina Barsacchi. Devo dire che, insomma, è una grande occasione essere qua, è una delle più belle sale conferenza a cui io abbia mai partecipato, quindi siamo fortunatissimi di essere in una bellissima sala, e ovviamente è una bellissima occasione questa, nel senso che ovviamente a me ritorna in mente i miei tempi del mio liceo, in cui ovviamente la mia professoressa di scienze ovviamente mi ha influenzato nelle mie scelte, ai tempi in cui, insomma, per uno studente liceale fare scienze biologiche era un po' uno studente che non poteva andare a fare medicina, non poteva fare ingegneria, insomma una scelta un po' di ripiego. Devo dire che per me è stata la scelta di ripiego più bella che mi sia mai successa nella mia vita, e veramente ringrazio di questa cosa. Le scienze biologiche oggi sono veramente delle scienze di frontiera, è uno dei campi più affascinanti che ci possa essere oggi, che possiamo vivere oggi. È in continuo tumulto di scoperti, di evoluzioni, che hanno ovviamente poi un'applicazione che è ovviamente tecnologica, anche economica, perché possiamo sviluppare. Gli Stati Uniti stanno vivendo di continui sviluppi della frontiera delle biotecnologie, e ne hanno fatto le biotecnologie uno degli asset più importanti dell'industria. Boston, che è la città universitaria americana per eccellenza, vive sulle biotecnologie, continuano a sfornare nuove aziende biotecnologiche che riescono a fare una quantità di soldi incredibile, e ovviamente poi ovviamente il
tutto con la finalità, diciamo, di scoprire e sviluppare nuove cure per malattie incurabili. Per cui devo dire, mi sento uno fortunato, insomma, ho fatto una scelta ai tempi un po' dettata così da una curiosità, da un interesse, e poi io devo dire ne sono stato felicissimo, per cui insomma è importante fare capire ai nostri studenti che cosa siano le scienze biologiche, cosa siano le scienze della vita oggi, e spero insomma di riuscire sempre a portare più studenti liceali a fare questo tipo di scelta, perché secondo me è veramente un campo che ha ancora tantissimo da scoprire, da sviluppare. Poi magari se ne parla dopo con più calma. Quello che in realtà ho fatto io oggi, e la mia presentazione è un po' molto generale sulle cellule staminali, quindi magari vi annoio su alcune tematiche che affronterò, però è importante per darvi un po' uno sguardo di insieme, e poi andiamo su alcuni dettagli che magari vi sono meno noti, che sono nella seconda parte della mia presentazione. Con la prima parte della presentazione vi do solamente alcuni accenni, e che riguardano appunto le cellule staminali dell'individuo adulto. Quindi quando parliamo del nostro corpo, parliamo di un corpo che in apparenza è statico, no? E che invece in realtà dal punto di vista biologico è in continua rigenerazione. E in particolare alcuni dei nostri tessuti sono in continua rigenerazione, e ovviamente questi sono per lo più gli epiteli, epiteli superficiali, epiteli dell'intestino e ovviamente il sangue. Ci sono invece tessuti che sono mediamente rigenerano, e ovviamente normalmente rigenerano solo quando subiscono un danno, il danno non deve essere troppo esteso, e ovviamente in questo caso sono muscoli, ossa, il fegato, i nervi periferici, quindi questi sono tessuti e organi con un medio potenziale rigenerativo. E poi ovviamente abbiamo anche tessuti e organi che non rigenerano, o rigenerano in maniera molto limitata: cervello, la retina, il cuore e il pancreas endocrino. Questi sono organi che hanno veramente un potere limitatissimo di rigenerazione. E questo è molto importante per quello che vi dirò dopo, cioè per ovviamente le applicazioni e diciamo gli sviluppi di approcci terapeutici che devono essere mirati per ogni organo. Ogni organo è veramente a sé stante, deve essere gli approcci devono essere mirati per quel tipo di organo e per il suo potenziale rigenerativo specifico. Il sangue. Il sangue è un vero e proprio tessuto. Le cellule, in particolare gli eritrociti, i globuli rossi, ne abbiamo circa In un ml di sangue abbiamo 5 milioni di globuli rossi, okay? Che fanno parte, che sono circa il 45% di tutto il volume del sangue, che è l'ematocrito. Il tempo medio di vita di un eritrocita è di circa 100 giorni, circa 4 mesi. Il nostro midollo osseo produce in circa un secondo circa 2 milioni di nuovi eritrociti, per cui i nostri globuli rossi si rigenerano circa in modo completo ogni circa 3-5 ore, quindi ogni 5 ore abbiamo una completa rigenerazione di tutti i globuli rossi del nostro sangue. Questo per dirvi quanto è il potenziale rigenerativo del sangue di alcuni dei nostri tessuti. Quando parliamo, quindi, questa rigenerazione è ovviamente gestita e controllata dalle cellule staminali all'interno di ogni di questo tessuto. Quando parliamo di staminali parliamo di appunto cellule, Boncinelli le chiama cellule bambine, che è molto semplice ma però ha senso quello che dice, riferendo con questo termine il fatto di una cellula non specializzata all'interno dei tessuti che mantiene la capacità di poter proliferare rimanendo uguale a se stessa. Questa capacità quindi di espandersi mantenendosi uguale a se stessa. Questa cellula poi nel momento della necessità è capace poi di iniziare un processo di differenziamento cellulare che lo porta a un passaggio intermedio che è quello del progenitore e successivamente quello del completo differenziamento per diventare una cellula matura differenziata e funzionale, cioè con una specifica funzione. Le cellule staminali ovviamente sono state
difficili da individuare in alcuni organi, perché ovviamente risiedono in delle nicchie, e poi lo vedremo insieme cos'è la nicchia staminale. E soprattutto in molti momenti della vita sono in uno stato, diciamo, inerte, di quiescenza, perché nel momento in cui non serve lo sviluppo e la rigenerazione del tessuto, quelle cellule staminali sono in quiescenza, cioè non proliferano, rimangono identiche a se stesse senza, diciamo, far nulla di particolare. Quindi in questo tempo di quiescenza sono molto difficili da essere individuate. Quando invece vengono stimolate o da un danno o dalla necessità di rigenerare, la cellula torna in attiva proliferazione e comincia il suo differenziamento. E il fatto che alcune di queste cellule differenziano viene bilanciato dal fatto che queste continuano a proliferare rimanendo uguali a se stesse, per cui il pool di staminali non viene perso. Quindi il pool si mantiene nel corso degli anni, poi ovviamente avviene l'invecchiamento, lì c'è una bellissima tematica dell'invecchiamento e delle cellule staminali, ma diciamo nel corso della vita il pool di staminali tende a essere mantenuto, e questo è perché, nonostante ci sia un differenziamento che continua a esserci, la cellula staminale continua a proliferare in modo tale da mantenere il suo pool di cellule. Ovviamente quando parliamo di staminali parliamo di tessuti fortemente rigeneranti, quindi uno dei tessuti che rigenera meglio ovviamente gli epiteli superficiali. L'epitelio della pelle o l'epidermide della pelle ovviamente è in continua rigenerazione. Le cellule staminali degli epiteli sono nella parte più basale dell'epitelio della pelle, risiedono quindi al confine con il derma, e ovviamente sono alla base della generazione di tutti i progenitori, che sono queste cellule intermedie, che poi corneificano e danno origine alla cornea, alla struttura corneifica. E queste cellule proliferanti sono basate appunto qui nella parte più vicina al derma, e in qualche modo sono ancorate, ancorando sia l'epidermide con il derma. Le cellule epiteliali e le cellule staminali dell'epitelio sono state fra le prime a essere identificate. Negli anni 70 un gruppo americano guidato dal dottor Green isolò per la prima volta dall'epitelio e delle staminali che riuscì a crescere in vitro, in provetta. Le condizioni per ovviamente qui il punto è trovare le condizioni di laboratorio dove riuscire a crescere queste cellule e mantenerle a uno stato indifferenziato, cioè la capacità di queste cellule di continuare a mantenersi uguali a se stesse, di poter proliferare, crescere, e poi sotto opportuni stimoli dati in laboratorio di poter differenziare nella cellula finale somatica funzionale. E oggi possono essere cresciute staminali dell'epitelio semplicemente prelevando un piccolo, diciamo, biopsia della cute di meno di un centimetro quadro, e da questo tessuto si può ottenere, diciamo, la crescita di queste staminali epiteliali che continuano ad amplificarsi in vitro fino a poter dare origine a dei veri e propri strati di centimetri. Questi cloni epiteliali vengono fatti crescere su dei tappeti di fibrina in modo tale che si creano proprio delle proprie foglietti epidermici, come vedete qua. Questa crescita delle staminali fatta sull'epiteliale è stato un po' le prime modalità di crescere cellule non immortalizzate in laboratorio. Prima si era abituati a crescere cellule immortalizzate, che quindi venivano in qualche modo rese immortali tramite attivazione di oncogeni, e questo creava delle linee stabili che si potevano crescere. Ovviamente non avevano però nessuna possibilità di essere utilizzate poi per una terapia, ovviamente. Questa invece è la prima volta che si ottengono delle cellule che sono di per sé non modificate geneticamente, prelevate da un individuo e tenute in coltura, stimolate a crescere in maniera espansiva, perché ovviamente si possono crescere queste cellule per tantissimi giorni, settimane, fino a mesi, ottenerne veramente milioni di queste cellule. Queste cellule possono essere congelate, riscongelate, mandate in altri laboratori nel mondo, e quindi avere una linea che è di per sé non modificata, può essere ritrapiantata nell'individuo,
e soprattutto essere utilizzata da tantissimi laboratori nello stesso momento. Perché di queste cellule, ovviamente, essendo una staminale, la possibilità di mantenere la loro capacità di proliferazione in maniera estensiva nel tempo, per veramente tanto tempo. Mantenendone ovviamente la capacità poi di differenziare. Una linea immortalizzata non ha poi la capacità di differenziare in vitro, perché viene bloccata in quella fase della proliferazione, perde la capacità poi di differenziare in maniera chiara. Queste cellule invece si espandono in vitro, ma poi nel momento in cui si cambiano gli stimoli normalmente sono stimoli di cambio di terreno di coltura o di citochine o fattori di crescita che in qualche modo sono conosciuti spingere il differenziamento di queste cellule. Dati in cultura in provetta, inducono queste cellule a differenziare e a formare veramente tutti gli strati dell'epidermide. Questo è stato veramente una grande punto di svolta, la possibilità di crescere cellule umane in laboratorio, in provetta, mantenendone tutte le proprietà specifiche. Come ricreare, diciamo, in provetta lo stesso ambiente che queste cellule hanno naturalmente nel corpo, ok? Si ricreano un po' quella che è di nicchia, che poi ne riparliamo, questa nicchia delle staminali dove queste cellule possono mantenersi in proliferazione e continuare a crescere. E questo ha veramente avuto anche un grandissimo risvolto biotecnologico e anche clinico, perché questa è una piastra Petri, questi sono i cloni di cellule che derivano da una singola cellula staminale, che ovviamente continuano a crescere. Questi cloni vengono poi seminati su un foglietto di fibrina fino a ricostituire un vero e proprio epitelio. Quindi questo è un epitelio generato in laboratorio che si è ottenuto piastrando queste cellule staminali su un foglietto di fibrina. Queste staminali hanno raggiunto la confluenza, hanno creato proprio un foglietto epiteliale e questi foglietti epiteliali vengono oggi usati per la terapia dei grandi ustionati. Questo è un braccio completamente ustionato e vedete che vengono applicate sopra questo braccio questi foglietti di epitelio generati in laboratorio. E questi foglietti vengono adagiati sul derma del paziente ustionato, fino a che qualche mese dopo questi foglietti rigenerano tutta la cute. E vedete che questo foglietto, che è stato generato in vitro, e vedete che è questo, si è integrato completamente col derma sottostante del paziente ustionato e è diventato un epitelio completo e soprattutto permanente, cioè in qualche modo completamente integrato sul derma del paziente e rigenera tutta la stratificazione della pelle che è tipica dell'epitelio. E questa rimane permanente. Quindi questa è una cura permanente generata dalla crescita di queste staminali in laboratorio e la generazione di questi foglietti epiteliali. Questo esempio qui è un esempio preso da un grande lavoro che viene fatto oggi in Italia dal professor Michele De Luca e sua moglie, che è Graziella Pellegrini, che hanno un laboratorio di medicina rigenerativa all'Università di Modena. Loro sono allievi di questo professor Green, quindi loro hanno lavorato col professor Green negli Stati Uniti, poi sono tornati in Italia e hanno contribuito agli sviluppi di queste tematiche e dell'utilizzo di queste staminali per approcci terapeutici. Questo non è solo per i grandi ustionati, ci sono tante malattie genetiche che colpiscono gli epiteli di rivestimento. Questa è una delle malattie forse più brutte a cui si può pensare, è la epidermolisi bullosa, forse ne avete sentito parlare. È una malattia genetica dovuta a mutazioni di diversi geni che una volta mutati causano la rottura, diciamo, dei ponti proteici che legano l'epidermide al derma sottostante. Questi sono normalmente collagini. Questi collagini mantengono appunto ancorato le cellule epiteliali e le staminali al derma sottostante. Quando però è mutato uno di questi collagini, quello che succede è che l'epitelio tende a staccarsi dal derma
e quando si stacca dal dermo si forma una bolla. Questo bimbo che soffre di questa malattia genetica continua a soffrire di queste bolle, cioè pezzi di epitelio che si staccano. E si staccano, quindi diventano... l'epitelio diventa, va in contramorte, per cui si formano veramente ulcere epiteliali che vengono continuamente in qualche modo trattate dal fatto di delle staminali endogene epiteliali che vengono spinte a continuare a proliferare per in qualche modo curare appunto il danno dell'epitelio. Quindi questi bambini hanno le loro cellule staminali epiteliali iperstimolate, in continua crescita, e questa iperstimolazione negli anni va a causare anche la formazione di tumori della pelle, perché le staminali, essendo soggette a questo stress proliferativo, tendono a avere dei difetti cromosomici che poi possono portare allo sviluppo di tumori. Quindi questi pazienti sviluppano poi nel corso degli anni, possono sviluppare tumori della pelle. Questa è una forma lieve, ci sono forme ancora più severe di epidermolisi bullosa che in qualche modo causa veramente il distacco di veramente grosse porzioni di pelle, di epitelio anche nei neonati, per dirvi quanto può essere severa questo tipo di malattia. Quello che è stato fatto a Modena dal professor Michele De Luca e dal suo gruppo è stato quello di pensare una terapia cellulare, base di cellule staminali, ma stavolta combinate anche con una terapia genica, per pensare di in qualche modo offrire una terapia per questo tipo di malattie che ad oggi sono incurabili. E quello che loro hanno messo a punto è questo procedimento che consiste in questi diversi step. Il primo ovviamente è isolare dalla cute di questi pazienti le cellule staminali epiteliali. Le staminali epiteliali sono state geneticamente corrette del gene malato, è stato inserito su queste cellule tramite un lentivirus, quindi un virus, è stato integrato all'interno di queste cellule, nel loro DNA, la copia corretta del gene malato, che quindi gli ha conferito, la funzione che è persa in questi pazienti. Le staminali geneticamente corrette sono state cresciute in laboratorio, sono stati costruiti i foglietti epiteliali e i foglietti epiteliali sono stati trapiantati nel paziente. Questo sono figure prese dal paper originale pubblicato qualche anno fa dal gruppo di Michele De Luca. E quello che vedete, queste sono le ulcere in un paziente. Quindi hanno iniziato a trattare un paziente con epidermolisi bullosa. Queste sono le ulcere epiteliali che ha sviluppato questo paziente. E quello che hanno fatto qui inizialmente è di prelevare le staminali dal paziente. Il paziente è un paziente adulto di circa 45-50 anni e quello che si sono accorti inizialmente è che era impossibile derivare delle staminali dall'epitelio di questo paziente, perché questo paziente, avendo avuto le sue staminali in continuo stress proliferativo, la sua pelle è quasi priva di staminali. Per quanto queste staminali hanno dovuto crescere per in qualche modo recuperare le ulcere epiteliali. L'unico punto da cui sono riuscite a recuperare cellule epiteliali staminali è da biopsie delle mani. Quindi solo dalle mani sono riuscito a recuperare sufficienti staminali da poter crescere in vitro per questo paziente. Probabilmente perché nelle mani ci sono più cellule staminali, rispetto a altre regioni del corpo. Quello che hanno fatto qua, purtroppo abbiamo uno schermo piccolo, invece
molta della nostra biologia di oggi è molta ed immagini, quindi è un po' un peccato avere uno schermo così piccolo. Però giusto, penso che riuscite ad apprezzare. Qui, questo è il momento in cui vengono adagiati sul derma i foglietti epiteliali. I foglietti epiteliali è un po' come un lavoro sartoriale, vengono cuciti i lembi vengono cuciti l'uno all'altro fino a ricoprire tutta la regione ulcerata del paziente, e questa, vedete come questa zona poi sviluppa nel tempo. Vedete che il foglietto epiteliale si integra nella pelle del paziente fino a completare suo sviluppo e diventare veramente, integrarsi completamente a 10 mesi. Il foglietto epiteliale è così ben integrato che vedete, questo è una sezione trasversale del foglietto trapiantato, e vedete come diciamo, innanzitutto il foglietto epidermico si è attaccato in maniera completa al derma sottostante, e questo epitelio esprime il gene, che è questo gene della laminina B3, che è il gene mancante nei pazienti. Quindi queste cellule epiteliali mantengono l'espressione del gene sano corretto, e l'epitelio diventa un epitelio assolutamente normale, stratificato, che sviluppa lo strato corneo. Quindi questo è il primo esempio in cui si è combinato una terapia con cellule staminali e terapia genica per un trattamento di una malattia ad oggi incurabile. La cosa interessante, ovviamente sarebbe stato bello avere Michele qua a fare questo seminario, ma Michele è una persona che, uno scienziato italiano che è veramente una gloria nazionale, viene invitato continuamente a tutti i congressi internazionali. Questo paziente di nome Claudio, diciamo, è stato trattato, adesso non ricordo esattamente, ma solo metà del corpo, perché i trattamenti si sono fermati 2 anni fa, perché è cambiata la legislatura legata all'uso di cellule staminali umane. E questo ha fatto sì che il laboratorio di terapia cellulare di Modena non avesse tutti i requisiti che voleva la nuova legge. E ci sono voluti 2 anni per in qualche modo implementare tutte le richieste della nuova legge in questo laboratorio di terapia cellulare, per cui questi trapianti sono stati bloccati, e so che rinizieranno quest'anno più o meno. Questo perché la legislazione legata alle cellule staminali è molto complessa, ed è legata al fatto che oggi le staminali, da circa 2 anni, in tutta Europa, viene equiparata a un medicinale. Quindi il trattamento delle staminali e il loro utilizzo poi in terapia deve avere gli stessi standard di un qualsiasi farmaco. E questo è un bene, se vogliamo, perché ha reso più stretto l'uso e l'utilizzo di queste staminali, perché sappiamo benissimo che ci sono tentativi di utilizzare queste staminali anche in maniera poco scientificamente corretta o sperimentata, per cui la decisione di in qualche modo rendere più strette e più rigorose le regole che in qualche modo regolamentano l'isolamento e l'utilizzo di queste staminali, seppure sta ritardando alcune di queste applicazioni, dall'altra parte forse in qualche modo ci cautela di alcuni trattamenti che in qualche modo magari sono ancora prematuri. Beh, qui ce ne sarebbe da dire tanto, ma magari lo lasciamo per la discussione, per altre... Però sicuramente l'uso delle staminali umane ovviamente è un tema molto attuale, in cui veramente le tematiche cambiano e vengono in qualche modo adeguate veramente di mese in mese, per cui veramente è una tematica anche molto giovane. Questi sono veramente i primi trattamenti su tessuti solidi, okay, di staminali, e quindi risalgono veramente a il lavoro pionieristico di Green del 74, ma questi esperimenti che vedete adesso sono di tre anni fa, quindi veramente sono cose veramente molto, molto giovani. Un altro bel esempio, e forse qualcuno di voi lo sa,
è un altro tipo di epitelio superficiale, in questo caso è l'epitelio dell'occhio, la cornea. La cornea, che riveste ovviamente, che è la superficie che riveste l'occhio, la parte esterna dell'occhio, la cornea è un epitelio completamente trasparente che, diciamo, viene continuamente rigenerato da una nicchia di cellule staminali corneali che si chiama limbo, che sta proprio nella parte più periferica della cornea. Sono questi due punti rossi. La cornea, ovviamente, che riveste, è totalmente avvascularizzata, non ha vasi sanguigni, perché è completamente trasparente. La parte invece più esterna che riveste l'occhio è la congiuntiva, che invece è completamente vascolarizzata. La continua rigenerazione della cornea è dovuta appunto a queste cellule staminali, le cellule staminali limbari, che continuano a proliferare e a rigenerare il tessuto della cornea. Nel caso in cui, per esempio, nel caso di bruciature nel viso o della cornea, quello che avviene è che la cornea viene persa completamente, degenera. Se degenerano anche le cellule staminali nella parte periferica della cornea, quello che succede è che la cornea non è più capace di rigenerarsi. E quello che succede è che l'occhio, per proteggersi, quello che fa è che il tessuto congiuntivale più esterno cresce e va a coprire tutta la parte centrale dell'occhio. Questo modo protegge, perché la cornea non è più presente, quindi va a coprire tutto l'occhio in maniera di proteggerlo, ma ovviamente qui l'individuo perde la capacità di vedere, perché il tessuto della congiuntiva ovviamente non è trasparente, è vascolarizzato e quindi causa la cecità al paziente. Nei casi in cui c'è, diciamo, degenerazione corneale in entrambi gli occhi, ovviamente questi individui diventano completamente ciechi. E per molti anni, diciamo, è stato difficile trattare questo tipo di evento, e lo si faceva facendo una cheratonoplastica, che è il trapianto di cornee da pazienti deceduti, quindi un trapianto da cadavere, ma in alcuni casi questi trapianti non attecchiscono, per cui diventava impossibile curare alcuni di questi casi. Quello che, e questo è sempre un lavoro fatto dal gruppo del professor De Luca e della moglie Graziella Pellegrini, è stata quella di pensare di poter isolare, fare una biopsia della parte limbare della cornea per isolare staminali epiteliali della cornea. E questo sono riusciti a farlo, quindi facendo una biopsia, mettendo in cultura le cellule, crescendole esattamente come si crescono le cellule degli epiteli della pelle, e ottenendo questa crescita di questi cloni, si chiamano olocloni, che vedete poi vanno a confluenza, e quando vanno a confluenza formano un foglietto. In maniera analoga, come l'hanno fatto per la pelle, queste cellule epiteliali della cornea, una volta formato il foglietto, vengono cresciute su un tappeto di fibrina, e poi sono state trapiantate in questi pazienti. Questo è il paziente prima del trattamento. Successivamente la parte congiuntivale viene tolta, viene trapiantato il foglietto epiteliale corneale, che viene riadagiato all'interno dell'occhio. E questo è un follow-up che hanno appena pubblicato nei mesi scorsi, in cui sono riusciti a seguire questi pazienti trapiantati con staminali, con cornee cresciute in vitro da staminali della cornea, e penso che adesso loro abbiano un follow-up di circa almeno 10 anni di alcuni di questi pazienti, in cui il tessuto trapiantato si è integrato, è diventato completamente integrato, e la cornea è assolutamente funzionante, normale. E, ovviamente in questo caso qui deve essere sempre possibile riuscire a fare una biopsia della parte più esterna della cornea per prelevare queste cellule staminali del limbo. Se durante l'ustione si perdesse tutto
tutta la parte più esterna della cornea, compresa dalle cellule staminali, ovviamente questo non si potrebbe fare. Gli epiteli ovviamente sono fortemente immunogenici, per cui è molto difficile pensare a un trapianto di donatore. Normalmente questi trapianti devono essere autologhi, cioè con cellule prese dallo stesso individuo. Per cui nel caso in cui l'ustione fosse bilaterale completa, questo trattamento non può essere fatto. Ma in tutti gli altri casi questo è un trattamento possibile. Questo è un trattamento che oggi è stato recepito in maniera ufficiale dal Ministero della Sanità ed è mutuabile addirittura. Quindi è un trattamento che può offrire la sanità pubblica. Lo può fare in alcuni ospedali che ovviamente inizialmente era un ospedale a Milano e un ospedale a Modena, adesso diciamo questo tipo di procedura può essere fatta in altri ospedali previo diciamo la cultura di queste staminali che avviene sempre nel centro di Modena di terapia rigenerativa. Questo era quanto riguardava gli epiteli di superficie. E se vogliamo ritornare un po' indietro nella storia delle staminali, il vero primo terapia di staminali è quella del trapianto di midollo osseo. E il primo trapianto di midollo osseo che è stato fatto a fine degli anni 50 dal professor Thomas, che poi è stato insignito del premio Nobel, che ha dimostrato per la prima volta che un'infusione di midollo osseo era capace di in qualche modo rigenerare il midollo osseo del donatore e del ricevente ed era stato utilizzato appunto nei casi di radioterapia e di chemioterapia. Quando parliamo di midollo osseo, ovviamente parliamo delle cellule staminali del midollo osseo, che sono il capostipite di tutte le cellule poi differenziate del nostro sangue, che ovviamente stiamo qui a specificare. E la cosa qui interessante, vi volevo far vedere solo questo esempio, per quanto riguarda il midollo osseo, il concetto della nicchia staminale, cioè queste staminali adulte risiedono in delle nicchie specializzate. La nicchia è un diciamo compartimento, nel caso diciamo della staminale ematopoietica è ovviamente all'interno del midollo osseo, che si trova tra ovviamente all'interno dell'osso, che è fortemente vascolarizzato da capillari. Ci sono delle cellule di sostegno all'interno del midollo osseo, che sono le cellule mesenchimali, e le staminali ematopoietiche risiedono o vicino alla parte più esterna, quindi adiacenti all'osso, o molto vicini alla zona dei capillari vascolari. Questo perché? Perché quello che si è visto, che è interessante, è che quando la staminale è localizzata vicino alla parte, diciamo, dell'osso, quindi alla parte più esterna del midollo osseo, in questo caso c'è un contatto fra le cellule, fra gli osteoclasti e le cellule ematopoietiche staminali, che induce le cellule a uno stato di quiescenza. Quindi quando si trovano vicino agli osteoclasti, gli osteoclasti in qualche modo inducono tramite fattori secreti la cellula staminale ematopoietica a uno stato a non proliferare. Quando invece la cellula si trova e viene a localizzare vicino ai capillari sanguigni, in questo punto la cellula viene in qualche modo esposta ad altri fattori che ne inducono la forte proliferazione e il differenziamento. Conta anche moltissimo la tensione dell'ossigeno, perché la tensione dell'ossigeno può stimolare queste cellule in maniera diversa, e la concentrazione del calcio, che è molto più alta nella parte dell'osso rispetto al capillare. Quindi si crea un microambiente all'interno del quale la cellula, a seconda della posizione dove si trova, viene esposta a alcuni fattori rilasciati da cellule vicine che o la mantengono in uno stato di quiescenza e non proliferante, quindi mantenendo il pool di staminali, oppure la stimola a proliferare e a differenziare nel momento in cui è necessario. Quindi
Il concetto di nicchia della cellula staminale è fondamentale. Oggi tantissimi studi sono appunto per capire come questa nicchia staminale controlla le proprietà di queste cellule, perché in ogni tessuto si è trovato, nei tessuti fortemente rigeneranti, si è trovato proprio questo tipo di nicchia staminale che controlla appunto le proprietà di queste cellule. E nel corso dello studio di queste staminali, ovviamente tutto il campo scientifico è stato elettrizzato, no? La possibilità di avere cellule dai tessuti adulti che proliferano e rigenerano un tessuto e hanno questa potenzialità di proliferare e differenziare ha ovviamente stimolato tantissima ricerca e ha creato tanto entusiasmo in tutti i laboratori nel mondo. E soprattutto il concetto del fatto che la staminale adulta ha questo potenziale differenziativo molto importante, cioè differenzia in quella cellula funzionale. Alcuni anni fa si è anche creduto che queste staminali dei tessuti adulti avessero anche la capacità di transdifferenziare. Cioè, il concetto è, una staminale del midollo osseo sappiamo benissimo che dà origine a tutte le cellule del sangue, ma qualche anno fa si è creduto che queste staminali ematopoietiche potessero anche differenziare in altri tipi di cellule di altri tessuti. Ovviamente il sangue permea in tutti i tessuti e quindi alcuni laboratori hanno pensato che queste cellule ematopoietiche potessero magari avere la possibilità, una volta che trapiantate in tessuti come il cervello, potessero avere il potenziale differenziativo di dare origine anche a neuroni. Questo perché si era creato qualche anno fa veramente un grande entusiasmo sulla loro capacità di poter differenziare, magari anche in maniera molto più estesa di quanto si pensava inizialmente. Uscirono nel 2000 due lavori da due gruppi americani, tra cui uno veramente molto quotato, molto conosciuto, pubblicati sulla rivista Science, quindi una delle tre riviste più importanti al mondo, scientifiche, descrivendo e affermando che le cellule staminali ematopoietiche hanno la capacità di dare origine a delle cellule che, una volta nel cervello, differenziano i neuroni. Addirittura uno dei due articoli si intitola Turning Blood into Brain, quindi trasformare il sangue in cervello. E ovviamente sono stati due lavori che sono stati recepiti da tutta da tutto il mondo scientifico in maniera molto molto importante, perché dava l'impressione che con un trapianto di midollo ci fosse una possibilità di poter curare alcune malattie neurologiche ad oggi incurabili. Se dalle cellule ematopoietiche del sangue è possibile generare dei neuroni, ovviamente questo apriva delle frontiere inesplorate fino allora. E quello che però poi è successo è che 3 anni dopo si è scoperto che questa cosa non è vera, come era stata presentata in questi due lavori su Science, e che questi due studi erano in qualche modo stati approssimativi e non avevano colto quello che il fenomeno biologico che stava avvenendo in questo caso. Quello che si è scoperto è che cellule staminali ematopoietiche cellule del sangue che derivano da queste staminali ematopoietiche possono arrivare nel cervello, però quello che fanno queste staminali si fondono con alcuni neuroni. Quindi è un processo di fusione cellulare. E una volta fuse, il punto era che se la cellula, allora queste cellule trapiantate ematopoietiche portavano un gene reporter in questo caso è la Green Fluorescent Protein, la GFP, una proteina che appunto permette di visualizzare le cellule che lo esprimono. E
Il punto era che questa cellula ematopoietica, una volta fusa al neurone, tutto il neurone diventava visibile. E quindi nei due studi precedenti sembrava che fosse il neurone derivato da una cellula staminale ematopoietica. In realtà questo neurone era binucleato, perché manteneva ancora il nucleo della cellula ematopoietica e il proprio nucleo. Quindi è sempre una cellula binucleata, sintomo di una fusione cellulare. Capite che la fusione cellulare è un discorso ben diverso da dire che una cellula del sangue transdifferenzia in un neurone funzionante. E ovviamente perché questo avvenga è ancora non compreso completamente, però offre molte meno applicazioni terapeutiche rispetto a un transdifferenziamento completo. Quindi diciamo, le staminali ematopoietiche hanno questa capacità di fondere con le cellule del tessuto in cui si trovano, ma non è che sono capaci di transdifferenziare. E questo pone, appunto, arriva al concetto che una staminale adulta di un tessuto mantiene la plasticità di differenziare nelle cellule di quel tessuto, ma non è capace di transdifferenziare in cellule di altri tessuti. E questa è una cosa ormai acquisita, diciamo, in questo campo. Quindi c'è una plasticità della staminale adulta, ma limitata al tessuto da cui origina. È ovvio che qui si apprezza come queste ricerche vanno un po' a errori e tentativi e a rivisitazioni, a sintesi di quello che si scopre. Cioè, quello che viene pubblicato anche sulle migliori riviste, normalmente più la rivista è importante, più è facile trovare articoli che per pubblicare su quelle riviste spingono i dati a tal punto che dove sia la cosa obiettiva e dove ci si è spinti non è mai troppo chiara. Quindi anche queste riviste così importanti dove c'è un processo di peer reviewing, cioè lo studio presentato in quella rivista viene revisionato da scienziati di normalmente i più importanti di quel campo in maniera anonima, ma nonostante ciò succede, e questo è uno degli esempi eclatanti, in cui vengono pubblicate delle cose che poi sono irripetibili. È uscito un mese fa un articolo su Nature importantissimo di riprogrammazione cellulare, e ieri mi è arrivata una mail da un mio studente che adesso lavora in Spagna dicendo che questi dati pubblicati su Nature un mese fa non sono stati replicati in alcuni laboratori negli Stati Uniti o in Giappone. Per cui questi laboratori hanno mandato adesso una richiesta a Nature, alla rivista, per richiedere ulteriori approfondimenti su questo studio pubblicato un mese fa. Quindi per dirvi, ovviamente la scienza è una scienza umana, per cui ci sono poi tutte ovviamente le tematiche che riguardano questi studi di frontiera molto competitivi, per cui richiede anche il fatto di essere molto veloci e alle volte per essere prime ad arrivare a pubblicare una ricerca, magari essere non completamente esatti o addirittura sbagliare alcune affermazioni, per cui è tutto sempre va tutto sempre confermato, insomma, quello che è pubblicato va sempre confermato. A parte che oggi nella lettura scientifica voi trovate di tutto, per cui se uno vuole trovare delle conferme rispetto a una sua tesi e dice perché lo dice quel lavoro pubblicato in quella rivista, oggi trovate di tutto, qualsiasi idea c'è un lavoro pubblicato nella letteratura scientifica degli ultimi 10 anni, perché come vi ho detto, ovviamente tantissime diverse ipotesi sono state in qualche modo studiate e pubblicate, se poi quell'ipotesi ha avuto successo ed è stata un'ipotesi che ha sviluppato consenso nella comunità scientifica è un'altra cosa. Quindi quando uno dice ma questo è vero perché l'ha pubblicato, c'è un articolo scientifico, non vuol dire nulla, cioè è una banalità, ok? Proprio una vera e propria banalità. Gli studi vanno confermati in diversi laboratori nel mondo
e devono essere stati poi seguiti, devono aver creato una scuola di pensiero che è sviluppata. Il lavoro scientifico ne trovate quanti ne volete. Ok, e qui vengo alla seconda parte della mia presentazione, che invece riguarda i tessuti che non rigenerano. E ovviamente, se abbiamo dei tessuti rigeneranti che hanno una sorgente di staminali molto, molto efficace, uno può lavorare utilizzando questo tipo di procedure. Ma nel caso in cui ci troviamo, come nel cervello, nel cuore, nel pancreas endocrino, in cui le staminali sono al momento difficile quindi dire, staminali del cervello esistono, sono studiatissime, io le studio in modelli animali, nell'uomo non siamo capaci ancora di isolare queste cellule e anche se lo fossimo risiedono in dei compartimenti che sono difficilmente avvicinabili, per cui offre ancora un sacco di problemi l'isolamento di staminali adulte del cervello. Nel cuore esistono precursori, ma nessuno è sicuro che questi precursori, o nessuno ha mai dimostrato, siano capaci di dare origine a staminali con una capacità di proliferazione di lunga durata. Per cui per questi organi così poco rigeneranti, se vogliamo pensare a terapie di tipo cellulare, bisogna pensare a altre fonti di cellule. E una di queste fonti sono le cellule staminali embrionali. E per spiegarvi un attimo e darvi un attimo un background delle staminali embrionali, dobbiamo ritornare all'embrione, ovviamente la palissiano. E in particolare abbiamo lo zigote, la prima cellula del nuovo organismo. Inizia le sue divisioni mitotiche, dando origine alla morula, fino a che la morula, che è fatta da quindi un embrione da 8 a 60, 64 cellule, poi la morula sviluppa allo stadio successivo, che è lo stadio di blastula o blastocisti. Questo percorso viene fatto in circa 3 giorni nel topo, 5 giorni nell'uomo, quindi l'embrione di blastocisti dell'uomo è un embrione a 5 giorni di sviluppo, dopo la fecondazione. Alcuni di questi preferiscono chiamare queste fasi dello sviluppo come preembrione. Preembrione perché questa fase di sviluppo avviene in una fase in cui non è necessario i tessuti materni. Avviene mentre lo zigote sta scendendo lungo l'ovidotto per raggiungere l'utero. Quando raggiunge l'utero e si integra all'interno dell'endometrio, ciò avviene a questa fase qui di blastocisti. Per cui tutta questa fase è indipendente dai tessuti materni. E in questo caso di blastocisti l'embrione è formato da circa 100-120 cellule. In effetti l'embrione a questo stadio è protetto da questa parete che si chiama membrana pellucida, che appunto evita che l'embrione si attecchisca o nell'ovidotto o nelle parti più più a monte dell'utero e quindi questo ovidotto viene poi mentre l'embrione cresce viene in qualche modo spaccato dall'embrione che sta crescendo all'interno. A questo punto queste cellule esterne dell'embrione sono molto adesive e l'embrione quindi appena contatta la parete dell'utero si attacca e comincia la sua ingressione all'interno dell'endometrio. Ok. Da queste 100 cellule derivano poi tutti i tessuti e organi del nostro corpo. In particolare, la blastocisti è fatto da due tipi cellulari. Le cellule più esterne della blastocisti si chiamano cellule del trofoblasto, che sono le cellule che danno origine alla placenta, praticamente. Mentre invece le cellule, vedete questo aggregato di cellule che si trova qui in un angolo della blastocisti, sono appunto queste 100 cellule che formano l'embrioblasto. Sono
quindi le cellule che danno origine a tutti i tessuti e organi del nostro corpo. Quindi sono 100 cellule che daranno origine a tutti i tessuti. Una delle grandi avanzamenti in questo campo è avvenuto a fine degli anni '80, grazie al lavoro di Sir Martin Evans, è diventato premio Nobel nel 2007, per appunto i suoi studi che hanno permesso di coltivare in laboratorio queste cellule dell'embrioblasto, della blastocisti. Quello che lui fece, e quello che fece il suo gruppo, è stato appunto quello di usare blastocisti di topo, isolare il gruppo di cellule appunto dell'embrioblasto, quindi evitando di portarsi le cellule del trofoblasto, che sono quelle che danno origine alla placenta. Quelle cellule sono già destinate a fare la placenta, quindi lui le ha scartate in maniera veramente chirurgica, cioè togliendole, isolando questo gruppetto di cellule dell'embrioblasto, mettendole in cultura in piastra per i petri, mettendo a punto le condizioni di cultura, che vuol dire il terreno di crescita, e facendole crescere in vitro. Lui trova queste condizioni di cultura e riesce a crescere queste cellule mantenendone la loro capacità di proliferare. Non solo di mantenere e di proliferare, ma anche quelle di mantenere la loro capacità di differenziare poi nelle cellule specializzate di tutti i tessuti del nostro corpo. Esatto, fino anche alla capacità di differenziare nelle cellule germinali delle gonadi. Queste sono, come appaiono sotto al microscopio, queste cellule dell'embrioblasto. Lui le chiama cellule staminali embrionali, ma non sono di un embrione qualsiasi, sono solo della blastocisti a 5 giorni dopo la fecondazione, dalle cellule dell'embrioblasto. Questi sono ammassi delle cellule. In realtà voi non vedete la singola cellula è questa. Quindi le singole cellule sono molto adese fra di loro e crescono in questi ammassi. Questa è una foto di una piastra Petri al microscopio. Vedete che sotto ci sono dei fibroblasti, delle cellule molto piatte e molto larghe. Queste sono delle cellule nutrici, sono dei fibroblasti che vengono usati sia come cellule di sostegno, ma anche per rilasciare dei fattori che sono oggi solo parzialmente identificati, che mantengono la proliferazione di queste cellule staminali embrionali, di queste cellule dell'embrioblasto. Vi faccio notare che queste cellule staminali indifferenziate, appunto embrionali, crescono in questi ammassi. Questo ammasso ricorda molto da vicino l'ammasso che è normalmente l'ammasso dell'embrioblasto della blastocisti. Quindi noi mettiamo in vitro delle cellule che mantengono la loro struttura tridimensionale, indicando che le condizioni di cultura ne permettono a queste cellule di poter proliferare come se in qualche modo fossero ancora all'interno della blastocisti, perché ne mantengono esattamente la stessa struttura tridimensionale. Quindi adesso noi ci troviamo di fronte a un nuovo tipo a una nuova classe di staminali. Prima abbiamo parlato delle staminali adulte, che sono appunto le staminali tessuto specifiche, quelle che in qualche modo sono alla base della rigenerazione dei tessuti, ma che sono appunto tessuto specifiche nel senso che non possono, sono plastiche fino a quando possono differenziare nei tipi cellulari di quel tessuto. Ora ci troviamo di fronte a un nuovo tipo di cellula staminale, che è quella della blastocisti,
che sono cellule isolate da questo stadio molto precoce di embrione, alcuni lo chiamano preembrione, che hanno l'unica proprietà in tutto l'arco della vita di un individuo di avere la capacità di differenziare in qualsiasi tessuto e organo. E questa capacità è chiamata, questa potenzialità è chiamata pluripotente. Cioè, sono pluripotente quando queste cellule hanno la capacità di differenziare in qualsiasi cellula somatica di qualsiasi organo, tranne che nella placenta. Queste cellule infatti non sono capaci di dare origine a tessuto placentale, perché quello è un requisito, è una caratteristica solo delle cellule del trofoblasto. Quindi queste cellule sono capaci di differenziare in qualsiasi tipo di cellula somatica, per questo sono chiamate pluripotenti. Quando l'embrione cresce e diventa un feto, cioè dà origine a tutti i tessuti, le cellule fetali sono anche le staminali del feto, sono cellule staminali tessuto specifiche, cioè la capacità di poter differenziare in qualsiasi cosa è persa, cioè esiste solo in quella fase che appunto dura un giorno nel topo, un giorno e mezzo nell'uomo, ok? In questa fase di preimpianto in cui si possono isolare queste cellule dell'embrioblasto. Ok, quindi la tempistica è molto importante, quindi la blastocisti dà origine a queste cellule staminali embrionali, il feto dà origine a cellule staminali fetali, l'adulto dà origine a cellule staminali adulte, che sono tessuto specifiche. E quindi quando si parla di staminali, in realtà non si parla di nulla, perché ci sono così diverse classi di staminali, ognuna con la sua specificità e potenzialità, che sono anche molto diverse l'una dall'altra. Per cui il termine staminale è un termine generico che facilmente confonde le idee più che chiarirle, se volete. Allora, adesso vi faccio vedere qualcosa di specifico che facciamo in laboratorio. Ma se noi cresciamo queste cellule in laboratorio, queste cellule staminali embrionali, noi le cresciamo, le abbiamo prelevate dall'embrione e sappiamo che nell'embrione sono pluripotenti, perché quell'embrione darà origine a un individuo completo. Ma se noi le cresciamo in vitro per giorni, settimane, mesi, chi ci dice che queste cellule mantengono la pluripotenza, cioè mantengono la capacità poi di differenziare in qualsiasi cellula somatica? Questo lo facciamo con questo esperimento che è di questo tipo qui. Prendiamo delle blastocisti da topo, questo è l'embrione di blastocisti, che ha questa cavità interna che si chiama blastocele. E queste blastocisti ovviamente non si vedono con l'occhio, ad occhi nudi, si vedono molto bene sotto al microscopio, questo è un microscopio, questi sono due micromanipolatori a fianco del microscopio che controllano due pipette di vetro, che sono queste, una pipetta di vetro che chiamiamo capillare, serve a mantenere fermo l'embrione perché al capillare viene applicata una pressione negativa, che risucchia l'embrione e quindi blocca la blastocisti sul capillare. Con l'altro capillare di vetro, invece, è forgiato in maniera da avere una punta molto, molto, molto sottile che riesce a penetrare la parete del trofoblasto. E questo capillare vengono raccolte all'interno le singole cellule staminale cresciute in vitro che vengono iniettate all'interno del blastocele. Quindi qui abbiamo la formazione di un embrione che ha le cellule proprie dell'embrioblasto e altre cellule, che normalmente sono una quindicina di cellule, che vengono sempre da un embrioblasto ma di un altro embrione, che sono state iniettate all'interno dell'embrione. Questo embrione, quello che facciamo, prendiamo una femmina, l'addormentiamo, facciamo un'incisione a livello appunto addominale, esponiamo l'utero
e iniettiamo dentro all'utero questi embrioni iniettati. Chiudiamo, suturiamo la ferita, risvegliamo la femmina e facciamo partorire questi embrioni. Questi embrioni si integrano, sviluppano e partoriscono. Quello che sviluppano sono delle chimere, degli animali chimerici. Chimera è il termine per cui abbiamo un animale che deriva da due tipi di cellule diverse. I due tipi di cellule diverse sono ovviamente le cellule dell'embrioblasto, dell'embrione stesso, e le cellule staminali che noi abbiamo iniettato dentro. Se noi usiamo il trucco di prendere come embrione ricevente un embrione di un topo che ha il pelo albino, mentre invece come cellule cresciute staminali in vitro da un embrione si chiama aguti, cioè colorato, quello che, e mettiamo insieme, facciamo sviluppare la chimera, abbiamo che la pelliccia dell'animale deriva, è albino per quelle cellule della pelle che derivano dall'embrioblasto dell'embrione iniettato, mentre invece è colorato dalle cellule differenziate, dalle cellule staminali che noi abbiamo cresciuto in vitro. Quindi già dal colore della pelle noi possiamo dire che le cellule staminali che noi abbiamo cresciuto in vitro sono capaci, una volta iniettate in vivo, di dare origine a cellule della pelle differenziate, perché lo vediamo dal colore. Come in realtà lo vediamo dalla pelliccia, anche gli organi interni sono tutti chimerici, cioè derivano in parte dalle cellule dell'embrioblasto della blastocista iniettata che da quelle che noi abbiamo iniettato. Quindi questo ci dice che le cellule che noi che coltiviamo in vitro, manteniamo per tantissimo tempo, alcune di queste linee sono state create 20 anni fa, sono state usate da tutti i laboratori al mondo. Nonostante ciò, dopo averle manipolate per tanti anni, mantengono ancora la capacità di, una volta trapiantate in vivo, di differenziare in tutti i tessuti, nelle cellule di qualsiasi tessuto. E ovviamente questo ha aperto un sacco di... c'è proprio un interesse scientifico forte, cioè è uno stadio così particolare dell'individuo, della storia dell'individuo, in cui abbiamo delle cellule che... ogni singola cellula ha la capacità di poter diventare cardiomiocita del cuore, un neurone del cervello, un epatocita del fegato, e quindi capirne le basi biologiche di questo potenziale ha interessato tantissimi laboratori nel mondo, e c'è una ricerca smisurata in tantissimi laboratori per capirne le basi anche genetiche di questa pluripotenza. Quindi queste cellule, anche in vitro, possono differenziare, come vi dicevo, in qualsiasi tipo di cellula matura, endotelio, neuroni, glia, cellule del sangue, cellule dei vasi sanguigni, fibre muscolari, qualsiasi tipo di cellula. Però cosa succede se noi prendiamo queste cellule che cresciamo in vitro e le trapiantiamo in un individuo adulto? Cioè io vi ho fatto vedere che cosa succede se le trapiantiamo in un embrione, cioè esattamente dalla fase in cui loro sono derivate. Ma se noi prendiamo queste cellule embrionali e le trapiantiamo in un tessuto adulto, cosa succede? Succede che loro fanno quello che sanno fare, cioè loro proliferano, perché ovviamente queste 100 cellule dell'embrione devono dare origine a un intero individuo. Quindi quello che sanno fare meglio è di continuare a proliferare. Hanno una capacità di proliferazione incredibile queste cellule. Crescono a milioni nel giro di pochi giorni. Però in un tessuto adulto queste cellule non trovano l'ambiente che loro riconoscono come ambiente proprio. Il loro ambiente è la blastocisti. Se lo trapiantiamo sotto pelle, loro non hanno i segnali che ne controllano la proliferazione o il differenziamento. Quindi quello che loro fanno, continuano a proliferare fino a che accrescono formando un tumore. Questi tumori sono tumori appunto di tipo embrionale, si chiamano teratomi, perché appunto crescono molto velocemente e si espandono come una massa proprio di tessuto che continua ad allargarsi, perché continua a crescere.
crescendo questa massa, all'interno della massa che è poco vascolarizzata, le cellule embrionali all'interno cominciano a differenziare e differenziano casualmente in qualsiasi tipo di cellula. Quindi all'interno di questo tumore enorme si vanno a formare all'interno del tumore tessuti muscolari, pezzi di osso o cartilagine, neuroni astrociti, si formano tubi epiteliali, si formano appunto muscoli, perché queste cellule cominciano a differenziare e differenziano casualmente, perché non hanno nessun stimolo che le indirizza verso fare qualcosa di specifico. Quindi le cellule staminali embrionali sono tumorigeniche se trapiantate in un tessuto adulto, e questo è perché loro hanno questa capacità proliferativa che non riescono a controllare in un tessuto adulto. Quindi è proprio intrinseco in queste cellule. Fino a che questo è rimasto limitato agli studi su modelli animali nel topo, ovviamente è stato di poco interesse al di fuori dei laboratori. Quando invece nella fine 98, nel Wisconsin, un gruppo americano è riuscito a isolare linee stabili di cellule staminali embrionali da embrioni umani, ovviamente questo ha posto subito un chiaro problema etico, perché ovviamente lo stabilimento di queste linee di staminali embrionali umani sono dovute all'utilizzo di un embrione a fase di blastocisti umana. Ovviamente questa è una tematica veramente importante dal punto di vista bioetico. Queste prime linee furono generate da embrioni sovrannumerari e non utilizzati nella pratica di fecondazione in vitro. Quindi questa era una famiglia israeliana che aveva utilizzato tecniche di fecondazione in vitro per procreare, e durante le fasi di fecondazione assistita, di fecondazione in vitro, erano stati fecondati più uova, per cui si erano sviluppati più embrioni. Nella donna erano stati trapiantati 3 embrioni, il resto degli embrioni era stato congelato, questa famiglia li ha donati a scopi di ricerca, in Israele ciò è possibile. Questi embrioni sono volati da Israele nel Wisconsin, in America ciò non era possibile, e in America questo gruppo che già da anni lavorava su stabilire linee di cellule staminali embrionali in scimmia, ed era riuscito a farlo da scimmie, riuscirono a farlo per la prima volta da embrioni umani. Queste linee di staminali embrionali da blastocisti umana, appunto sono chiamate staminali embrionali umane, embrionali, e curiosamente sono molto simili a quelle di topo, quindi crescono in ammassi come quelle di topo, i terreni sono leggermente diversi, ma possiamo veramente così dire che sono analoghi per le necessità, diciamo, di culture in vitro rispetto a quelle di topo, per cui tutta l'esperienza che avevamo con le cellule staminali di topo sono risultate molto utili per chi poteva crescere, chi lavorava con questo tipo di cellule. In Italia, in Europa, per molti anni non è stato possibile utilizzare queste cellule. Oggi è possibile farlo in Italia, in quasi tutti i paesi europei, solo in Inghilterra è possibile derivare nuove linee. Ciò non è possibile negli altri paesi europei, però in tutti i paesi è possibile coltivare linee di staminali già derivate da altri laboratori. Quindi è un po', insomma, è un po' ipocrita, nel senso, no? Non le puoi derivare, però le puoi usare in laboratorio. Vabbè. È ovvio che, quindi noi adesso abbiamo cellule staminali embrionali umane che hanno la capacità di proliferare. Queste umane, come quelle di topo, proliferano estensivamente, crescono in maniera molto rapida. Possiamo ottenere milioni di queste cellule in vitro. Le cellule adulte invece crescono in maniera molto più lenta, quindi c'è anche una differenza proprio di ottenere il numero sufficiente di cellule per le applicazioni. Però il problema è che queste cellule non ce ne facciamo nulla in realtà, perché se le iniettiamo così come sono in vivo, queste cellule danno tumori.
Quindi dobbiamo trovare delle procedure per differenziare queste cellule in vitro verso tipi cellulari somatici che ci interessano, per poi fare un trapianto solo in un secondo momento. Quindi negli ultimi 20 anni molti dei laboratori si sono focalizzati a cercare di indurre il differenziamento di queste cellule verso un tipo specifico di cellula differenziata. Quindi o neuroni, o oligodendrociti, cellule del pancreas, fibre muscolari, fotorecettori. E qui ce ne sarebbe tantissimo da dire, vi faccio solo due esempi che sono forse gli esempi più belli e più sorprendenti che anche noi quando abbiamo visto questi lavori siamo rimasti impressionati. Il primo lavoro ha a che fare con il differenziamento dei fotorecettori della retina. La retina è un tessuto neurosensoriale. La neuroretina è organizzata da un gruppo di neuroni e i fotorecettori. La retina è un tessuto che non rigenera. Non ci sono, anche se si è creduto per un po' di anni che ci fossero staminali nella retina adulta, in realtà questi studi non sono stati replicati da nessun altro laboratorio. Quindi ad oggi c'è scetticismo che esistano delle staminali, delle nicchie staminali nella retina adulta, né di topo né umana. Quindi una volta persi i fotorecettori, la retina non è capace di rigenerarli. Quindi è necessario trovare delle sorgenti di fotorecettori. I fotorecettori, appunto, sono... La retina è organizzata, appunto, come vi dicevo, da un circuito molto elaborato, in cui abbiamo i coni e bastoncelli, i fotorecettori, nella parte più esterna della retina, che contattano con sinapsi, con gli interneuroni, poi i neuroni gangliari, che sono quelli che formeranno gli assoni dei quali formano il nervo ottico, che poi va a raggiungere il sistema nervoso centrale. Questi sono è una sezione istologica della retina, questi sono i piccoli nuclei dei fotorecettori, quindi tutte, il soma dei fotorecettori sono localizzati in questo strato. E il fotorecettore poi è caratterizzato da questo segmento esterno dove sono localizzati tutti i dischi dei pigmenti, i pigmenti visivi. Nei bastoncelli sono appunto la rodopsina, nei coni sono le opsine. Questo segmento esterno è tutto questo spazio, sono localizzati in questo spazio, quindi qui ci sono i somi, qui ci sono i segmenti esterni dei fotorecettori. Quindi i bastoncelli hanno come pigmento visivo la rodopsina è molto sensibile alla luce, permette la visione notturna, però la visione notturna è in bianco e nero, perché la rodopsina non permette di visualizzare i colori. Quindi quando siamo in penombra non vediamo a colori perché guardiamo con i bastoncelli. Quando invece siamo in piena luce, vediamo soprattutto con i coni con le opsine dei tre colori ci permettono la visione a colori. Esistono numerosissime malattie che causano cecità genetica dovuta a degenerazione dei fotorecettori. Una di queste, per esempio, è la retinite pigmentosa. La retinite pigmentosa è dovuta alla degenerazione proprio dei bastoncelli e i bastoncelli sono più arricchiti nella zona più periferica della retina, per cui si comincia a perdere la visione nella parte periferica e poi progredisce fino a perderla completamente nella parte centrale. E qui vedete il tessuto retinico, questa è la porzione dove localizzano i fotorecettori e vedete che nel tempo queste cellule vengono perse completamente, mentre invece rimangono preservati
tutta la parte neuronale, cioè tutti i neuroni che sono quelli che poi sinaptano con i fotorecettori che poi veicolano il segnale elettrico deriva dai fotorecettori, queste vengono preservate. Per cui questo tipo di degenerazione fa pensare che è possibile concepire una terapia cellulare se noi potessimo avere dei fotorecettori da poter trapiantare esattamente nel luogo dove degenero normalmente e far sì che questi nuovi fotorecettori trapiantati possano riconnettersi a tutto il circuito neuronale che in qualche modo è stato preservato. Quindi una possibile terapia cellulare è pensabile anche quando si siano persi tutti i fotorecettori a causa della patologia. Come si forma l'occhio nell'embrione? L'occhio non è altro che un'evaginazione del sistema nervoso e durante lo sviluppo in particolare del tubo neurale che è, il primordio è quello che dà origine a tutto il sistema nervoso centrale. L'espansione del tubo neurale verso l'esterno fa sì di formare questa evaginazione che poi, una volta a contatto con l'epitelio esterno, c'è una doppia induzione per cui questa evaginazione va a formare quella che si chiama la coppa ottica e da questa coppa ottica si genera il tessuto retinico è un tessuto pigmentato, che è la parte più esterna dell'occhio. Questo, dalla coppa ottica, quindi deriva il tessuto retinico. Dalla parte invece superficiale c'è un'induzione per la formazione della lente che dà origine al cristallino. Okay? Questo quindi, nell'embrione, il tessuto retinico è l'evaginazione del tessuto neurale, del tubo neurale. Poi il tessuto retinico darà origine a tutti gli strati, i fotorecettori e tutti i neuroni annessi. Okay. 2 anni fa ci fu viene pubblicato questo studio da un gruppo giapponese guidato dal professor Yoshiki Sasai, che tra l'altro è un conoscente del laboratorio di Pisa, ha collaborato con Massimiliano o comunque che dimostra che è possibile derivare tessuto retinico dal differenziamento delle cellule staminali embrionali in vitro. Questo è un ammasso di cellule staminali embrionali di topo che vengono indotte in vitro con opportuni terreni a differenziare e differenziano in maniera specifica. E cosa fanno questi ammassi cellulari? Cominciano a evaginare. Vedete, si formano queste evaginazioni. Qui sono colorate perché è per permettere di vedere che questo tessuto è tessuto retinico. Questa evaginazione ricorda molto da vicino l'evaginazione del tessuto retinico dell'embrione. Questa evaginazione in questi ammassi cellulari, vedete, addirittura cresce in tal misura fino a formare proprio la coppa ottica, che è proprio il primordio del tessuto retinico. Quindi, praticamente, da questi ammassi escono fuori queste evaginazioni che si ristrutturano a formare la coppa ottica e a formare tessuto retinico. Questo tessuto, questo è un filmato. Quindi, praticamente, questo è l'ammasso di cellule staminali embrionali messo a differenziare. Vedete che crescono queste evaginazioni. Queste evaginazioni che continuano a espandersi, più le teniamo in giorni in coltura, più crescono. Queste evaginazioni che ricordano e questo è tessuto retinico, questo diventa tessuto retinico proprio. Questo ho fatto tutto in piastra, tutto in laboratorio, tutto in provetta. Questo è tutto evaginazione, questa è la evaginazione del tessuto retinico proprio, che si forma. Questo è... Ok. Vabbè, possiamo andare avanti.
Questa retina, se viene cresciuta in vitro ancora per alcuni giorni, si stratifica fino a dare origine ai neuroni e ai fotorecettori. Lui è Yoshiki Sasai ed è stato celebrato in questa... questa fu la copertina di Nature. Queste sono le coppe ottiche derivate dalle staminali embrionali. Nature mette il titolo Making Eyes. Genera delle strutture retiniche da differenziamento in vitro e questo è stato veramente un passaggio epocale. Ovviamente sarà uno dei prossimi premi Nobel per quello che è riuscito a fare. E che il percorso sia questo è abbastanza chiaro da questo ultimo lavoro pubblicato da un gruppo di Londra che ha usato questo protocollo di differenziamento dei fotorecettori, ha preso poi i fotorecettori derivati dall'IS di topo, li ha trapiantate sotto retina, li ha iniettati sotto la retina in un animale in cui era completamente degenerati i fotorecettori e queste cellule erano marcate e le cellule trapiantate, le vedete qua, hanno dato origine a fotorecettori completamente maturi con un segmento esterno. Addirittura queste cellule trapiantate sono capaci di recuperare alcune capacità visive in questi animali con degenerazione completa della retina. Per cui questo lavoro dimostra per la prima volta che è possibile ed è attuabile una terapia cellulare in queste malattie degeneranti della retina, che ad oggi incurabili, addirittura anche quando la degenerazione è avvenuta. L'ultimissimo esempio che vi faccio vedere è il differenziamento delle cellule embrionali di topo in epatociti di fegato. Le cellule staminali embrionali possono essere indotte a differenziare in epatociti di fegato, anche in questo caso in vitro, seguendo il normale differenziamento che avviene nell'embrione. Ma qui la sorpresa è stata che non solo le cellule staminali embrionali possono differenziare in epatociti in vitro e non in altre cose, cioè si può guidare il differenziamento verso epatociti, ma in realtà si possono costruire degli organoidi in vitro, cioè l'organoide è praticamente il differenziamento di queste staminali in un tessuto tridimensionale che è organizzato a livello istologico come ricorda la struttura fisiologica del fegato. In questo caso hanno messo insieme delle cellule IS differenziate in epatociti insieme a cellule mesenchimali e a cellule endoteliali. Quindi tre tipi di cellule diversi. Le cellule endoteliali come, diciamo, cellule che danno origine ai vasi sanguigni. Cellule mesenchimali che fanno lo stroma del fegato. Le cellule, gli epatociti derivati dall'IS che fanno del fegato, degli epatociti. Li hanno messi insieme, li hanno messi in una struttura tridimensionale e quello che hanno trovato è la formazione di un organoide. Questo è come si forma l'organoide in vitro. Praticamente questo è il tessuto delle tre cellule che si rattrappisce perché si va a riorganizzare una struttura tridimensionale di spessore che prende, diciamo, la stessa istologia dell'organizzazione, diciamo, del tessuto del fegato. Questi tipi di organoidi possono essere trapiantati nell'animale sotto cute. Questo organoide, che quindi costituisce, ha dei vasi derivati dalle cellule endoteliali, questi vasi vanno a fondersi con i vasi dell'animale stesso ospite e questo pezzo di organoide diventa funzionale. Diventa così funzionale questo organoide che se trapiantato in topi che soffrono di insufficienza epatica, questo organoide è capace di, e che sono destinati a morire, questo trapianto di un organoide sottocute, quindi non è che viene iniettato, viene semplicemente ectopico, sottocute, è sufficiente a integrarsi nella rete vascolare dell'ospite, rilasciare
albumina umana, transferrina, tutte quelle proteine, quegli enzimi del fegato che sono umani. Quindi nel topo questi studiosi riescono a trovare tracce di albumina umana, delle transferasi umane che vengono rilasciate da questi epatociti umani che sono nell'organoide, e queste cellule riescono a in qualche modo mantenere la sopravvivenza di questi animali. Questi sono gli animali trapiantati con gli organoidi, la stragrande maggioranza dei quali sopravvive, mentre gli altri sono destinati a morire. Per cui l'esempio di un organoide trapiantato sottocuta ectopico che prende le funzioni dell'organo che è perso per un evento patologico. Ok, io mi fermerei qua perché sono anche molto in ritardo. E basta, direi. Vi ho dato solo però veramente solo alcuni esempi, eh? Ce ne sarebbero molto di più da raccontare. Il professor Broccoli per questa bella e chiarissima lezione, e sappiamo tutti che non è facile fare una cosa che sia insieme bella e chiara. E direi, sì, siamo leggermente, però non gliene vogliamo, perché anche se siamo un pochino in ritardo, direi di aprire la discussione e avere un quarto d'ora circa per il momento di discussione, però sta a voi. Avremo poi una interruzione, cioè è pronto un coffee break con qualche pasticcino per rinforzare la cultura, e poi seguirà la parte di traduzione didattica di questo contenuto di conoscenza. Prova. Quindi, diciamo, la ricerca si focalizza su come indurre il differenziamento, quindi quali sono i mezzi di coltura e i fattori necessari per indurre. Finora come si è proceduto per ottenere il problema questo? Delle staminali embrionali è che sono tumorigeniche, cioè questo è il vero problema, se indifferenziate. Il punto è differenziarle in vitro verso il tipo di cellula che ci interessa per un'applicazione biomedicale, e completamente al 100%, perché se noi abbiamo anche un piccolo gruppo di cellule indifferenziate rimaste che viene trapiantato, è sufficiente per dare origine a un tumore. E quindi trovare dei protocolli di differenziamento molto, molto spinto per differenziare tutte queste cellule verso un tipo cellulare specifico e poi trapiantare e vedere se il trapianto cellulare ha senso per una terapia. Per il cervello, per esempio, è una delle cose più difficili pensare a una terapia cellulare. La degenerazione dovuta a Alzheimer, a demenza senile, sono degenerazioni molto estese, per cui sono circuiti che vengono persi. Noi possiamo trapiantare neuroni, ma questi neuroni non ricostituiranno mai il circuito che era stato perso. Per cui cellule staminali per le malattie neurodegenerative ad oggi ancora non ha un grosso fondamento, se non per il Parkinson, dove nel Parkinson si ha la perdita inizialmente solo dei neuroni dopaminergici, un tipo di neuroni specifico che, diciamo, che ha un solo bersaglio, che sono i nuclei della base, per cui in quel caso c'è un sacco di ricerca, perché si sono trovati dei protocolli di differenziamento per le staminali embrionali per diventare in modo specifico neuroni dopaminergici. Differenziamento è stupendo, queste staminali diventano neuroni dopaminergici in maniera efficiente, funzionale, sono stupendi. E quindi un trapianto di questi neuroni nel Parkinson ha un buon fondamento, a tal punto che adesso
a New York, partiranno con i primi trapianti di neuroni dopaminergici da embrionali staminali umane e in pazienti Parkinson. Questo parte quest'anno. Però se non si ha una procedura che permetta di differenziare queste cellule in modo completo verso un tipo cellulare, evitando la fase di indifferenziata, queste cellule possono creare dei disastri. Quindi è un'arma a doppio taglio incredibile, un potenziale vastissimo, ma ancora da riuscire a controllare. Questi casi qui che lei ci ha illustrato, come viene indotto il differenziamento, così a grandi linee? Quindi il differenziamento, sì, giusto, è una giusta domanda. Allora, questo differenziamento verso tessuto retinico è una cosa veramente semplice. Allora, vengono fatti aggregare queste cellule, l'aggregato deve essere fatto da 1000-2000 cellule, quindi non deve essere né troppo grande né troppo piccolo, è cresciuto singolarmente in un pozzetto e c'è un terreno di coltura che si chiama neurobasale. È un terreno che non contiene siero animale, contiene glucosio, trasferrina, insulina, contiene FGF, perché mantiene la proliferazione poi dei neuroblasti. Questo terreno così povero induce la embrionale staminale a iniziare un differenziamento verso neurone. Lui inizia un differenziamento verso neuroni, ma questi neuroni, potrebbe essere qualsiasi cosa nel sistema nervoso centrale, ma sono di tipo anteriorizzato, cioè anteriorizzato vuol dire di tubo neurale anteriore, quindi la cosa più anteriore del tubo neurale è o la retina o diciamo la corteccia cerebrale. Quindi queste evaginazioni sono evaginazioni di retina. Quello che rimane non invaginato nell'ammasso è tessuto di cervello, probabilmente corteccia cerebrale. Quindi questo ammasso cerebrale, questo ammasso di cellule, fa un ammasso di tubo neurale dell'embrione anteriorizzato che inizia a evaginare perché la parte anteriore del tubo neurale evagina per fare la retina. Quindi si ricapitola gli step principali della embriogenesi in vitro. Cioè è pazzesco, cioè è veramente incredibile. Ora, questo ammasso che dà origine a queste espansioni di retina, loro cosa fanno? Loro tagliano queste espansioni di retina e poi le mettono in vitro. Quindi in questo modo riescono a recuperare solo tessuto retinico. Poi dire se questo è sufficiente per essere sicuri che non ci siano cellule indifferenziate, che possono dare tumori, è ancora un po' aperta come cosa. Però sicuramente, cioè, ci sono tanti modi che si stanno mettendo a punto per limitare questo potenziale tumorigenico. Anche noi stiamo lavorando a dei metodi per evitare la proliferazione di cellule indifferenziate. Cioè, ci sono tanti metodi che sono in sviluppo. Però sono potenziali che non esistono. Cioè, come facciamo a generare fotorecettori? Non c'è modo. Cioè, qua abbiamo tessuto retinico, cioè a quantità, a chili, Cioè di questi aggregati ne possiamo fare milioni, Cioè questo diventa uno spin-off biotecnologico, questo qua fa un'azienda enorme che produce queste cose in maniera automatica, perché poi si automatizzano questi processi, per cui diventano delle fabbriche di tessuto retinico fra poco. Chiedere come si risolve se ci sono problemi di rigetto? Non ci sono problemi di rigetto. Ah no, certo. giusta domanda. Assolutamente sì. Le staminali embrionali, il problema è il rigetto. Ok? Il problema è questo proprio del rigetto. Però nella prossima conferenza a cui assisterete, il relatore vi parlerà delle cellule iPS riprogrammate, le cellule staminali riprogrammate, che sono cellule riprogrammate a stadio di embrionale, che quindi ha tutte le proprietà che vi ho raccontato di questa embrionale, che possono essere derivate però da un individuo in maniera specifica tramite riprogrammazione delle sue cellule. Quindi questo è un altro premio Nobel dell'anno scorso, quindi
Queste cellule riprogrammate sono cellule che hanno le stesse potenzialità delle embrionali, ma che potendosi derivare dall'individuo stesso o da un donatore potenzialmente allogenico, supera il problema del rigetto. Allora, però devo dire, il trials che sta partendo adesso in America per il trapianto di neuroni dopaminergici è fatto con embrionali umane. Questo perché si pensa ancora oggi che le embrionali umane siano le più stabili e le più efficienti in questo tipo di differenziamento. Il rigetto esiste, però trapianto di neuroni nel cervello. Il cervello non è un tessuto che facilmente rigetta, come lo è la retina. La retina non è un tessuto abbastanza immunoprivilegiato, molto diverso dagli epiteli e altri organi. Quindi per alcune applicazioni in cui il rigetto non è così... noi abbiamo una grossa cultura di trapianti nel cervello di cellule. Inizialmente, i primi trapianti cellulari nel cervello sono iniziati negli anni 70 in Svezia, in cui le cellule che venivano trapiantate erano cellule prese da cervello di aborti di embrioni umani, da questi aborti veniva reciso la zona dei progenitori neurali dopaminergici, e questi progenitori sono stati trapiantati nei pazienti Parkinson. E quello che si è visto è che se nei primi 3 mesi c'è una forte terapia antirigetto, che poi viene scalata nel tempo, in alcuni di questi pazienti trapiantati, da cui poi diciamo dopo 10 anni, cui si è potuto fare l'analisi dopo la loro morte, questi pazienti avevano ancora una grande quantità dei neuroni trapiantati, indicando che con una forte mirata terapia antirigetto questi neuroni integrano e poi vengono stabilmente mantenuti. Quindi c'è si sa molto di come trapiantare, perché ci sono almeno 200-300 pazienti Parkinson nel mondo che sono stati trapiantati con cellule derivate da embrioni umani. Già, sì. Il problema è che il tessuto è ovviamente preso da embrioni è ovviamente un tessuto poco caratterizzato, che contiene non solo progenitori dopaminergici, ma contiene vasi sanguigni, astrociti, cioè cose che in realtà poi sono deleterie. Per cui avere una sorgente pura di neuroni dopaminergici da poter trapiantare è quello che tutti stanno cercando. E anche qui l'idea è avere una sorgente pura di fotorecettori da poter trapiantare, e queste cellule ce lo permettono di fare. E voi come lo raccontate questo agli studenti? Perché... Funziona il microfono? Allora, buonasera a tutte, quasi tutte mi conoscete, o perché avete avuto a che fare con l'ANISN, o perché o tramite l'ANISN con le Olimpiadi, oppure perché ci siamo incrociate alla SIS. Io sono Isabella Marini, sono presidente dell'ANISN di Pisa, e insegno al liceo scientifico Dini qui a Pisa, e sono abbastanza impegnata sul campo per cercare di migliorare l'educazione scientifica del nostro paese, che ne avrebbe tanto bisogno. E vi dico perché siamo qui.
L'idea di fare questa conferenza è stata della professoressa Barzacchi, che è stato il motore propulsore e ha trovato in me una spalla molto convinta, perché da 3 anni, cioè dal 2011, l'ANISN ha un programma di collaborazione con l'Accademia dei Lincei, cui appartiene appunto la professoressa Barzacchi, e insieme con, diciamo, il supporto del MIUR abbiamo messo su questo programma di educazione scientifica per la diffusione dell'IBSE, cioè dell'Inquiry Based Science Education, che tradotto è, diciamo, un'educazione scientifica che utilizza l'investigazione e la ricerca come metodo fondamentale per insegnare le scienze ai ragazzi. Questo programma, appunto, che si chiama Scienziam Inquirendo Discere, è un po' è una grossa scommessa, perché stiamo cercando di mettere su un sistema di organizzato di supporto e di formazione in servizio dei docenti, docenti che vanno dalla scuola dell'infanzia fino per ora al biennio del superiore. Mancava il segmento del triennio, e questo segmento alto ora abbiamo cominciato un pochino a coprirlo con questa iniziativa, che non è Scienziam Inquirendo Discere, cioè questo programma SID, ma è sempre una cosa che scaturisce appunto dalla collaborazione fra l'ANISN e l'Accademia dei Lincei e la Scuola Normale che ci ospita. Questa è, diciamo, è una diapositiva che vi ricorda questo progetto. Vedete, c'è Viale Trastevere, c'è il retro della Villa La Farnesina, che è invece dell'Accademia dei Lincei, c'è l'ANISN, questa associazione degli insegnanti di scienze che ha come fine fondamentale proprio quello del migliorare l'educazione scientifica dei nostri ragazzi attraverso tutta una serie di canali che adesso vi accennerò brevemente. La Scuola Normale perché? Perché nel programma sono state scelte delle sedi, e queste sedi avevano bisogno di un'istituzione che le ospitasse, questi centri pilota li chiamiamo noi. E qui a Pisa io ho avuto l'onore, l'onere di trovare una sede che ospitasse appunto il centro pilota di Scienziam Inquirendo Discere, e nel novembre del 2011 venni a parlare col direttore, il professor Beltram. Pensavo che mi dicesse: bello, interessante, però non siamo interessati, e invece mi disse di sì. Mi disse di sì, e se ora siamo sempre qui vuol dire che questo sì era un sì convinto, e anche noi, insomma, non l'abbiamo fatto pentire di questa scelta. Perché una delle cose che gli dissi era quella di ricordare l'originaria funzione della Scuola Normale, che fu fondata da Napoleone proprio per formare i migliori docenti per la classe dirigente che doveva obbedire alle norme, cioè alle leggi dell'imperatore. E quindi la Scuola Normale, ho trovato nei documenti antichi, che era il semenzaio dei professori e dei maestri delle scuole secondarie del Granducato. Quindi la Scuola Normale che faceva formazione iniziale dei docenti, che poi andavano ad educare la futura classe dirigente. Poi la Scuola Normale, sapete, che è diventata una prestigiosissima sede di ricerca a tanti livelli, e questo ruolo l'aveva sempre più perso, diciamo, se non con iniziative di seminari. E con quel progetto lì, SID, ha cominciato a recuperare questa funzione qui. E adesso, questo qui è uno schemettino, questo è un disegno di Leonardo della zona di Pisa, Larno, quanti meandri c'aveva allora. Vedete, tutte queste figurine verdi sono le sedi dove ci sono degli istituti comprensivi o delle scuole elementari dove non sono stati ancora istituiti comprensivi, o
medie o i licei del programma SID di quest'anno. Abbiamo allargato tantissimo il bacino d'utenza, abbiamo una rete con cui è stato chiesto un finanziamento con la legge 6/2000 che ci è stato accordato, e se guardate quell'elenco di nomi scritti in blu è la mia squadra, fra virgolette, cioè sono le persone che in modo molto convinto e entusiasta, perché se non c'è passione queste cose non si fanno, sono le persone con cui stiamo lavorando appunto a questo programma. Quest'anno ci abbiamo 60 docenti che stiamo formando, e adesso nelle classi abbiamo elaborato una serie di percorsi da fare, percorsi che sono scuse per implementare il metodo. Per ogni percorso c'è un kit con tutti i materiali, e adesso nelle scuole si sta iniziando l'implementazione di questi percorsi. L'ANISN non è soltanto SID, ma ci sono per esempio anche le Olimpiadi, e molti di voi penso che le conoscano, le Olimpiadi di Scienze Naturali, che hanno sia la sezione di Biologia che la sezione di Scienze della Terra. Qui c'ho qualche foto delle Olimpiadi di Biologia, perché dal 2008, oltre la fase nazionale, facciamo anche quella internazionale. Ecco, a parte i ragazzi della squadra, le varie medaglie, volevo far vedere quella centrale, questo signore qui con la maglietta delle Olimpiadi, non so se lo riconoscete, il puntatore non funziona, è James Watson, che era venuto alle premiazioni dei ragazzi della fase nazionale tre o quattro anni fa a Castellammare di Stabia. Tutte queste attività non si potrebbero fare se non ci fossero dei docenti bravissimi, un esercito di insegnanti che, come noi, è convinto della missione che abbiamo di migliorare appunto l'educazione scientifica di questo paese. Educazione scientifica che non è un discorso di fornire delle informazioni in più, è proprio un discorso di formare la testa dei nostri ragazzi tramite questi strumenti di pensiero fondamentali che sono la biologia, le scienze della terra e tutte le altre discipline scientifiche. Questo devo dire che in Italia è una cosa che deve ancora passare, e so di parlare a persone che la pensano come me perché lo vivono tutti i giorni. Soltanto che per poter incidere in questo senso, queste iniziative, questi seminari, questi modi di ritrovarci insieme, di fare massa critica, fra virgolette, è fondamentale. Andiamo incontro a quello che ci ha detto Barroso alla fine di Europa 2020, in cui a un certo punto, mentre dice c'è la crisi, dobbiamo trovare altre strade e quindi dobbiamo tirare fuori tutte le potenzialità che ci abbiamo e veicolarle verso degli obiettivi che portino l'Europa di nuovo a essere, a primeggiare nel campo della conoscenza, a un certo punto lui dice è giunto il momento di essere audaci e ambiziosi, e l'ANISN in questo devo dire che lo è. Andiamo alla biologia. Io ho preparato una cosa che poi vedrete lascia la cosa in sospeso sulle staminali, perché la prossima volta ci sarà Gloria Marchetti, che è una delle mie trainer e insegna al liceo scientifico Cecioni, che preparerà la parte successiva delle staminali. Quindi la mia è una introduzione un pochino larga, in sostanza. Dunque, intanto l'importanza della biologia da un punto di vista formativo, che è abbastanza sconosciuta da tanti punti di vista nella realtà delle nostre scuole. Siamo sempre, io dico, all'idea di Rutherford, che all'inizio del Novecento diceva nelle scienze esiste la fisica e il resto è collezione di francobolli. La biologia è ancora vista così in gran parte, tant'è vero che nell'occasione ultima che c'è stata nel 2010 del riordino, non è stata una riforma ma una riorganizzazione,
non è stato assolutamente preso in considerazione l'idea appunto della biologia come disciplina formativa essenziale, non tanto da un punto di vista informativo quanto di formazione del modo di pensare e di elemento fondamentale per la cittadinanza attiva di questa futura, di questa società della conoscenza per i futuri cittadini. Quindi non è un problema di sapere qualche definizione o qualche cosa, è proprio un problema di come comprendere certi aspetti complessi. E qui ho riportato due riflessioni, una di Albert Szent-Györgyi, che è stato il premio Nobel nel 1937 per la scoperta della vitamina C e poi di alcune reazioni del ciclo di Krebs, che è tristemente ancora attualissima in Italia, che dice: la coesistenza del più grande successo con la più profonda ignoranza è uno degli aspetti più caratteristici della moderna biologia. E purtroppo è sempre così, anche se si va a vedere tantissime tematiche di punta avrebbero bisogno della biologia, tematiche ambientali, tematiche legate all'alimentazione, ma alla salute, a quello che volete, sembra che non importi, fra virgolette, la biologia. E d'altra parte questa citazione qui di Gould, di quando i cavalli avevano le dita, ci fa vedere come la biologia sia diversa da tutte le altre discipline scientifiche, perché si occupa di oggetti complessi e che hanno una storia recente e una storia antichissima. Per cui, appunto, lui dice che abbiamo un modo semplicistico e stereotipato di considerare le scienze, per cui la biologia, che non è determinista, che non è la regolarità, che non dà luogo a leggi perfette, va fuori da questi canoni. In realtà lui fa presente come sia la complessità che l'essere oggetti storici siano due cose che impongono dei modi diversi di pensare. Quindi nell'educazione dei nostri ragazzi la biologia è fondamentale, anche perché, come diceva Ernst Mayr, la biologia è il campo di incontro fra i saperi umanistici e i saperi scientifici. È il posto dove si superano le due culture e quindi avrebbe un portato culturale anche molto grande. Adesso comincio a introdurre il discorso delle staminali che vi avevo anticipato. Allora, per parlare delle staminali, da dove partiamo con i nostri ragazzi? Ci devono avere un po' di altre idee, altri concetti in testa. Quando è che inizia il concetto di staminale? Quando si passa dagli unicellulari ai pluricellulari. Perché con i pluricellulari piano piano cominciamo ad avere più frecce al nostro arco, perché le cellule possono specializzarsi, l'unione che fa la forza riesce a conferire tutta una serie di caratteristiche nuove e che rendono poi gli organismi che le possiedono particolarmente adatti o adattabili all'ambiente in cui vivono, e quindi inizia la specializzazione, poi tutto il discorso che è legato al differenziamento, e poi c'è il problema della riproduzione. La riproduzione in cui una sola cellula, lo zigote, dà origine a tutte le cellule dell'organismo e quindi di per sé fa domandare ai ragazzi, oppure se no siamo noi che stimoliamo questa riflessione, il perché, quali sono le cose che rendono possibile questa caratteristica. Vi faccio una velocissima digressione sulle indicazioni nazionali, che sono il nostro riferimento oggi nei licei. Indicazioni nazionali che sono state
sono state redatte evidentemente da persone diverse da quelle che hanno fatto il regolamento, perché i quadri orari e quello che si dice qui non vanno molto d'accordo. Quali sono i pilastri dell'educazione scientifica secondo delle scienze naturali, secondo le indicazioni? Uno, la verticalizzazione delle discipline. Non esistono più, o non dovrebbero esistere più, fra virgolette, gli anni monodisciplinari, ma le discipline che afferiscono alle scienze naturali, quindi biologia, chimica e scienze della terra, dovrebbero camminare tutte di pari passo e intrecciarsi e dialogare. La seconda elemento, la ricorsività delle tematiche nell'ambito del quinquennio, quindi ritornare sullo stesso tema più volte con diversi gradi di approfondimento. Poi l'uso sistematico del laboratorio, per cui si auspica che ci sia un contatto con i fenomeni da parte dei ragazzi, in modo che quello che apprendono sia significativo per loro. E poi, che va insieme al discorso della verticalizzazione, la forte integrazione e sinergia sia fra queste tre discipline che col resto delle discipline scientifiche. Poi si parla del rispetto della specificità disciplinare, che però riguarda un pochino quello che si faceva anche prima negli ordinari, quando c'erano gli anni monodisciplinari. E poi l'ultima novità, che non so per quanto resisterà, visto che stanno parlando di sopprimere l'ultimo anno del liceo, che anche su questo non mi pronuncio, con l'insegnamento della biochimica, cioè le due discipline biologia e chimica che convergono in questo esperanto, perché la biochimica è un po' l'esperanto di tutte le scienze della vita. Qui non mi ci soffermo, è tutto quello che c'è da fare di biologia in 5 anni di liceo, e vedete che sono molto larghe le indicazioni, quindi si parla delle grandi tematiche, caratteristiche, connessione struttura-funzione, per cui le staminali qui dove le possiamo infilare, dove vogliamo, partiamo dal macroscopico e andiamo giù, e possiamo poi appunto curare gli aspetti legati più alla genetica man mano che i ragazzi crescono, e quindi si passa a livello molecolare. Quindi non, l'argomento staminali potrebbe essere uno di quegli argomenti in verticale con la ricorsività di cui si faceva accenno prima. E in più le staminali hanno un'altra caratteristica, come aveva già detto, ha già sollevato 2 o 3 volte durante il suo intervento il professor Broccoli, che ci sono tutte le implicazioni bioetiche, che sono grandissime e che fanno sì che come argomento queste si prestino in modo abbastanza naturale per un discorso magari di riflessione con il collega di filosofia o di storia, o con quello di lettere, se si vogliono esaminare le ultime novità sul campo, oppure i fatti di cronaca più recenti che le hanno tirate in ballo abbastanza frequentemente. Quindi tramite diversi argomenti si può andare ancora più avanti, e dalla biologia si sconfina verso un apprendimento di confine fra saperi umanistici e scientifici, che diventano luoghi di comunicazione invece che luoghi di separazione, come è normalmente nella didattica quotidiana. Allora, inizio questa mia proposta, che è una proposta così, che ho, di come si potrebbe fare per introdurre l'argomento staminali, dopo che appunto unicellularità, pluricellularità, tutte queste altre cose sono venute fuori, per cercare di portare i ragazzi verso quelle che sono le caratteristiche fondamentali delle cellule staminali. Siccome con l'inquiry sono ormai, col fatto che ci lavoro, mi viene naturale di utilizzarlo come protocollo,
la cosa che si fa sempre con l'inquiry è partire da delle domande significative per i ragazzi, per incuriosirli e per farli un pochino riflettere, anche per farli tirare fuori tutte quelle che sono le loro conoscenze ingenue o i misconcetti che hanno in testa, perché è bene che venga fuori tutto. Poi il protocollo è molto articolato, se poi qualcuno di voi lo vorrà sapere, poi vi posso dare altre informazioni, ma adesso siamo anche in ritardo e quindi vado avanti. Allora, per parlare delle staminali ho pensato il mito di Prometeo, non ve lo dico tutto, comunque fece un bel dispetto a Zeus perché amava troppo gli uomini, e Zeus lo punì legandolo a questa roccia esposta alle intemperie, e la punizione poi era completata dal fatto che c'era quest'aquila che gli mangiava il fegato che poi durante la notte ricresceva. E quindi com'è che poteva rigenerarsi questo fegato di Prometeo? Questa potrebbe essere una domanda per i ragazzi. Altre domande che appunto potrebbero essere utili per introdurre il concetto appunto di cellula staminale è: com'è che vengono fuori gemelli identici? E com'è che succede soltanto nei primi stadi e dopo non più? E poi appunto quello che vi dicevo prima: com'è che i pluricellulari risolvono il problema di rigenerare un intero organismo con tutti i suoi diversi tipi cellulari a partire da una singola cellula? Quindi chiediamo ai ragazzi cosa ne pensano, quali sono le risposte. Noi in genere quando lavoriamo facciamo sempre scrivere molto i ragazzi, perché la parte della verbalizzazione gli serve moltissimo, e quindi gli chiederemo che come potrebbero rispondere a queste domande e quali congetture fanno per rispondere alle domande. Dopodiché ho pensato alla planaria. La planaria che è un organismo che è usato come organismo modello, fra l'altro ieri sera sono andata un pochino in rete e è studiatissima anche da un punto di vista della biologia molecolare, proprio per le caratteristiche di rigenerazione particolare che ha, e che si può utilizzare appunto per far vedere la capacità di rigenerazione che ha dopo che è stata traumatizzata. Se la dividiamo in due, ogni parte è capace di rigenerare l'altra parte. Quindi bisognerebbe qui avere a disposizione un pochino di planarie. A scuola mia, qui c'è la mia collega Stefania Gini, che lei era la fornitrice ufficiale di planarie quando ci avevamo da fare tutti i laboratori. E quindi... mettere su tutto un protocollo in cui si tagliano ste planarie, si va a vedere come si rigenerano, si misura, si vede quanto tempo è necessario, se ci sono dei punti in cui il taglio provoca o meno la rigenerazione dell'intero organismo. Quindi si chiede ai ragazzi di provare a fare una previsione. Questo dipende chiaramente dal tempo che c'è a disposizione per fare tutto il percorso. Ma il percorso alla fine dovrebbe portarli a tirare fuori quelle che sono le caratteristiche che devono avere le cellule che poi guidano la ricostruzione, fra virgolette, del pezzo che manca dell'organismo. Cioè che dovrebbero arrivare a capire che la rigenerazione dipenderebbe da un tipo di cellula che è in grado di moltiplicarsi
e contemporaneamente si moltiplica non uguale a se stessa, oppure almeno non sempre uguale a se stessa, ma dà origine a diversi tipi cellulari. Ecco, queste sono le due caratteristiche fondamentali, i due marchi delle cellule staminali. Una volta che i ragazzi hanno compreso questi due elementi, poi si può agganciare con tutto il discorso dei contenuti, tutta la parte che riguarda appunto la pluripotenza, totipotenza, eccetera, eccetera, e tutto quello che consegue. Certo, poi la sperimentalità a questo punto si ferma, perché però possiamo far uso di cose online oppure costruirci dei modelli. Mi diceva Gloria prima che lei proporrà dei giochi di ruolo, delle modalità appunto che modellizzano certi tipi di processi per far acquisire appunto non solo il concetto, ma vedere come operano le cellule staminali e quindi poter dare senso e significato a quello che i ragazzi possono trovare scritto in un articolo scientifico, e quindi acquisire questo concetto in modo fondamentale. Io mi fermerei qui anche perché è tardi, vi ringrazio, vi aspetto il 3 marzo e alla prossima.